dolenti note, cioè la fisica tecnica. Allora, quando un committente si approccia a un edificio in legno, la prima domanda che mi fa, le ho riassunte più o meno tutte quante, è questa: ma gli edifici in legno sono caldi? Io rispondo: sì, certo, sono caldi. Silenzio. Dopo 5 secondi: ma non è che sono troppo caldi gli edifici in legno? No, guarda, non si preoccupi, non sono troppo caldi. Poi: isolano dal rumore, ma tengono anche il fresco? E qua, in queste zone qua, l'ultima domanda, quella che affossa tutto, è: ma in pianura padana vanno bene gli edifici in legno? Sì, sì, non si preoccupi. Ma sa al mare, la salsedine, non è che vanno bene a 3000 metri, no? Insomma, un po' per sfatare, diciamo, molti miti sugli edifici in legno, bisogna, diciamo, un po' capire cosa ci sta dietro ai certi ragionamenti, cioè a quello che chiamiamo benessere. Noi abbiamo, diciamo, vari fattori, diciamo gli edifici per proteggerci fondamentalmente dal caldo, d'estate, dal freddo d'inverno, dal vento esterno, non vogliamo gli spifferi, non vogliamo troppa umidità, non vogliamo rumore, che passi il rumore. Tutte queste cose che voi vedete scritte sono interconnesse. Se funziona, si ha il benessere all'interno dell'edificio. Parleremo quindi un pochino di involucro, cioè del contorno dell'edificio, e un pochino di impianti. Non vorrei essere troppo tecnico, non so quanti di voi, diciamo, sono dei tecnici e quanti no, quindi se, diciamo, c'è qualcosa che non capite, magari me lo chiedete, cerco di spiegarvelo in parole abbastanza semplici. Quindi vediamo innanzitutto il problema di come proteggersi dal freddo, quindi il comportamento invernale delle strutture in legno. Poi vedremo la prestazione stile, le condensi interstiziali, il famoso pericolo della muffa, le prestazioni acustiche e la tenuta all'aria e al vento. E in più vedremo dopo, infine, dopo che abbiamo visto l'involucro, anche la parte impiantistica di questo tipo di edificio. Iniziamo dall'involucro. Questo è un bilancio energetico molto semplificato, che molti probabilmente di voi conoscono già. Quindi abbiamo, diciamo, una somma dei flussi energetici positiva o negativa. Noi abbiamo degli apporti interni, che è il calore che produciamo noi all'interno dell'edificio con la nostra presenza, degli apporti solari attraverso le finestre e delle dispersioni attraverso le pareti, il tetto e le perdite per ventilazione e chiaramente le vetrate e anche, diciamo, chiaramente verso sotto. In inverno noi abbiamo una somma negativa, quindi abbiamo una perdita e quindi dobbiamo compensare con gli impianti. D'estate abbiamo una somma positiva, quindi un apporto, quindi un sovrappiù di caldo. Questa è una cosa, insomma, abbastanza intuitiva, però cerchiamo di schematizzarla così vi rimane un po' in testa. Vediamo adesso gli edifici caldi nella stagione invernale. Come ci comportiamo nella stagione invernale? Che cosa dobbiamo fare? Beh, la prima cosa che ci viene in mente a tutti è isolare. Dobbiamo proteggerci dal freddo esterno. Vediamo il concetto di temperatura operante velocemente. La temperatura operante è, diciamo, la media pesata, la media tra le temperature radianti delle superfici radianti, quindi parete, vetro, pavimento, tetto, appunto finestre, faccio vedere queste sono le nostre case poco frequentate, e l'aria interna. La media tra questa somma e l'aria interna, noi di solito siamo a 20, 21, 22 gradi per il benessere, okay? Se le temperature delle superfici sono molto basse, noi dobbiamo avere una temperatura dell'aria molto alta in modo da avere quei 20-21 gradi di benessere che vogliamo avere. Se invece
abbiamo più o meno una temperatura uniforme in tutto l'edificio, allora noi possiamo avere una temperatura dell'aria abbastanza bassa. Quindi ho due benefici in questo caso. Uso meno gli impianti, chiaramente, perché scaldo meno l'aria e ottengo un comfort migliore, perché ho delle temperature uniformi in tutto l'edificio. Okay? Questa cosa si fa chiaramente attraverso l'isolamento. Il legno ci aiuta in questo o non ci aiuta? Vediamo qual è l'isolamento termico del materiale legno rispetto agli altri materiali. Più è alto il grafico, meno isola. Vediamo che il cemento armato ha un potere isolante bassissimo. Poi abbiamo la muratura e abbiamo il legno. Quindi il legno di per sé come struttura ha già un potere isolante doppio di quello di una muratura. 10 volte migliore del cemento armato. Questi sono i materiali isolanti. Non è considerato chiaramente un materiale isolante, però comunque ci va abbastanza vicino. Stiamo parlando appunto della parte strutturale. Quindi questo dal punto di vista invernale, il legno come materiale ci aiuta moltissimo. Fondamentalmente ho due sistemi costruttivi, poi Thomas è stato molto più chiaro e esaustivo di me da questo punto di vista. Comunque abbiamo una costruzione massiccia di legno, quindi con una parte di legno in salame, di legno massello portante, e una costruzione leggera di legno dove c'è dell'isolante, è una costruzione a telaio dove abbiamo dell'isolante interno a dei pannelli. Vediamo com'è il loro comportamento. Classicamente una struttura in X-LAM è fatta da un rivestimento interno, che di solito è un pannello a secco in fibrogesso o in cartongesso, un'intercapedine impiantistica di installazione degli impianti, soprattutto parlo degli impianti elettrici, quindi le prese di corrente, dobbiamo avere almeno 3-4 cm, uno strato di tenuta all'aria, poi vedremo che cosa serve, la parte strutturale che avete visto prima, la coibentazione termica, quindi verso la parte esterna, e poi abbiamo un'altra protezione, la protezione al vento. Noi abbiamo dalla parte interna la protezione all'aria e dalla parte esterna la protezione al vento. E il rivestimento esterno. Se noi intonachiamo dopo la coibentazione, l'intonaco fa già da tenuta al vento. Okay? Questa è una tipica quindi parete in X-LAM. La analizziamo dal punto di vista della trasmittanza, cioè della capacità di trasmettere il calore, viene indicata con Q. Più è bassa la trasmittanza, più isola la parete. Questo tipo di parete è fatta con 16 cm di isolante esterno, quei pannelli da 8, la parte strutturale di 5 lastre da 1,80 cm di X-LAM e la parte interna di intercapedine impiantistica con un doppio pannello di Indica con gesso. Abbiamo un valore di trasmittanza molto buono che è attorno ai 0,20. Addirittura, se noi aumentiamo chiaramente la parte interna, arriviamo a 0,17. Siamo a degli ottimi livelli. Vediamo il tetto. 16 cm di isolamento, questi sono tre tipi di tetti in legno, assito, travetti su cui poggio un assito, isolamento, valore U023. Se l'isolamento è all'interno dei travetti abbiamo un valore U di trasmittanza di 0,26, poiché la parte in legno conduce di più che l'isolamento termico, quindi c'è differenza rispetto al caso visto precedentemente. Se abbiamo un solaio in X-LAM strutturale, già abbiamo visto un po' isola, con lo stesso tipo di isolamento, abbiamo un valore di trasmittanza 0,2. Sono valori molto buoni perché adesso vi do delle indicazioni su
degli involucri per edifici passivi, quindi diciamo edifici molto 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 spinti dal punto di vista della coibentazione, e abbiamo diciamo dei valori sì più bassi ma non tanto più bassi, okay? Adesso non vi sto parlando di non voglio parlarvi diciamo di quello che impone la legge sul risparmio energetico a livello nazionale, però diciamo giusto per darvi un parametro più o meno adesso le normative nazionali e regionali ci impongono un tetto che sia attorno ai 0,28-0,26, così anche diciamo per ottenere le detrazioni del 65% dobbiamo comunque mettere 12 cm di isolamento. Okay, quindi chiaramente se abbiamo una struttura in legno questo ci aiuta perché il valore di trasmittanza diminuisce. Scusi, ma lo spessore non è in funzione dell'alba? Come scusi? Lo spessore dell'isolante non è in funzione del sito, cioè della tipologia di isolamento che usa? Certo. No, il lambda è una proprietà intrinseca del materiale. Lo spessore, più lo spessore aumenta, più diminuisce il valore di trasmittanza della parete. È intrinseca, dipende dal materiale che ho. Certamente, adesso sto parlando di fibra di legno, ovvio, certo. Non l'aveva detto. No, ha ragione. Non ho specificato. Sì, diciamo che la fibra di legno ha un valore di conducibilità termica attorno a 0,039-0,040. Come dice giustamente il signore, dipende dal tipo di isolamento, il tipo di materiale che uso come isolamento. Materiali sintetici come l'EPS o l'XPS arrivano a 0,033 come valore di conducibilità, 0,035, quindi leggermente inferiori. Parlando in soldoni, diciamo questione di centimetri, potremmo risparmiare un paio di centimetri utilizzando diciamo, dei materiali sintetici piuttosto che dei materiali derivati dal legno. Però magari questo poi, che diciamo dal punto di vista invernale, come trasmissione del calore ci aiuta chiaramente, però ci penalizza sotto altri punti di vista. E vedremo successivamente il punto di vista estivo e il punto di vista della migrazione del vapore. Quindi comunque dicevo abbiamo dei valori buoni di trasmittanza. Quindi fondamentalmente diciamo il livello invernale di tenuta degli edifici in legno rispetto al freddo esterno è comunque buona e superiore a un edificio in muratura piuttosto che con il telaio e cemento armato. Chiaramente io sto generalizzando, bisognerebbe studiare progetto per progetto e vedere, dando delle linee generali. Vediamo adesso il comportamento estivo, edifici freschi in estate. Ho messo un castello perché noi tutti pensiamo che quando i muri sono, diciamo, hanno un determinato spessore, il comportamento estivo è maggiore, e questo è vero, fondamentalmente è vero. Anche qua abbiamo lo stesso discorso, in estate abbiamo dei picchi di calore molto, molto, molto più elevati, e anche se durano diciamo, meno tempo, abbiamo, diciamo, possiamo arrivare anche a delle vetrate che hanno una temperatura interna attorno ai 45 gradi, la parete 30 gradi, pavimento 29, tetto 40. Per avere un comfort estivo che sia diciamo, soddisfacente, quindi un 26 gradi, più o meno si dimensiona 26 gradi interni, dobbiamo portare l'aria interna tramite la parte impiantistica a circa 22 gradi. Chiaramente anche qua, se noi lavoriamo sull'involucro, adesso vedremo come, riusciamo a attenuare queste temperature, quindi l'aria interna potrà avere una temperatura superiore e quindi anche l'apporto impiantistico e conseguentemente anche il comfort, perché il delta di temperatura è minore, risulta chiaramente maggiore. Vediamo il peso dei materiali.
cemento armato chiaramente pesa molto di più, il legno lamellare pesa più o meno quanto la muratura, chiaramente i materiali isolanti pesano molto poco. Qua abbiamo sempre il nostro bilancio energetico, in estate la somma è positiva, quindi abbiamo un apporto di calore. Vediamo come. Dobbiamo fare due ragionamenti. Il primo ragionamento è dall'interno verso l'esterno. Dall'interno verso l'esterno noi abbiamo gli apporti interni, cioè noi utilizziamo la casa, produciamo calore, c'è gente, cuciniamo, eccetera, eccetera, e gli apporti solari che sono gli apporti delle vetrate. Ok? E introduciamo una proprietà fisica dei materiali che si chiama capacità termica, che è la capacità che ci dice più o meno quanto calore deve ricevere un materiale perché la sua temperatura si innalzi di un grado, cioè è la capacità del materiale che ha di immagazzinare il calore. Il legno ha una capacità termica di 726 kJ su metro cubo terdi. Il mattone ha una capacità termica doppia e il cemento ha una capacità termica tripla. La stratigrafia della parete ci può consentire di calcolare la capacità termica a reca. Se io ho bassa capacità termica all'interno del mio edificio, non ho delle buone capacità di accumulo dell'energia, perché diciamo il materiale è in grado di assorbire poca energia. Le strutture in legno, perché il legno ha poca capacità termica intrinseca, ne hanno poca. Questo è un problema? Sì? No. Se abbiamo elevati valori di capacità termica, abbiamo elevata capacità di immagazzinare calore. Nei mesi invernali, non avere molta capacità termica delle due ci può aiutare. Perché? Perché abbiamo visto prima che gli edifici in legno sono molto 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 coibentati. Quindi gli apporti solari e gli apporti interni, appena sono diciamo superiori di quello che dovrebbero essere, potrebbero dare un surriscaldamento invernale dell'edificio. Quindi diciamo, non mi aiuta molto. Il tipico caso è il pavimento radiante. Se io ho un massetto radiante in una casa in legno molto ben coibentata, si carica il massetto sopra il pavimento. Se invito tre persone a cena, cucino e con i carichi interni delle tre persone, io vado a saturare quella che è la mia richiesta di calore, perché già con gli apporti interni e gli apporti gratuiti il termostato che è all'interno della stanza si spegne. Però cosa succede? Succede che il calore è stato immagazzinato tutto dal massetto radiante, quindi io ho un discomfort termico perché ho un sovraccumulo di calore. Quindi nei mesi invernali per edifici in legno molto ben coibentati, poi vedremo con anche una buonissima tenuta all'aria, avere poca capacità termica non è un problema. Potrebbe essere un problema invece nei mesi estivi. Nei mesi estivi la capacità termica ha un'efficacia notevole sulla riduzione dei picchi dovuti agli apporti gratuiti. Quindi diciamo io ho molti apporti gratuiti, se ho molta massa, la massa mi assorbe gli apporti gratuiti. Ok? E me ne rilascia quando diciamo le condizioni sono favorevoli. Come posso però diciamo aiutare il mio edificio in legno per affrontare questo problema? Quindi per dargli più capacità di accumulo posso mettergli all'interno dell'edificio dei materiali, per esempio, come lo vediamo, a cambiamento di fase, o comunque delle lastre pesanti di materiali, tipo delle lastre di argilla, che sono delle lastre molto pesanti come rivestimento delle pareti.
che oltre a dare una buona capacità, ad avere una buona capacità termica, mi aigutano anche dal punto di vista igroscopico. Oppure possiamo mettere delle lastre con dei materiali che si chiamano PCM, dei materiali di cambiamento di fase. Questo è un edificio che abbiamo fatto in legno, in un clima, diciamo, molto caldo. Abbiamo, invece di mettere la classica lastra di cartongesso, abbiamo messo questo tipo di materiali che non fanno altro. Questi materiali hanno al loro interno delle sferette che non fanno altro di immagazzinare il calore, perché queste sferette cambiano di fase quando assorbono il calore e lo rilasciano quando le condizioni dell'ambiente sono tali per cui possono rilasciare il calore. Questi sono dei pannelli che sembrano dei pannelli di cartongesso, non so se qualcuno di voi li ha già visti oppure li ha già usati, però per gli edifici con poca massa sono veramente molto, molto utili e interessanti. Altra alternativa chiaramente sono pannelli, diciamo, pesanti, come pannelli di argilla che consiglio. Chiaramente, oltre, diciamo, a governare gli apporti interni, dobbiamo essere assolutamente sicuri che di schermare i vetri. Negli edifici in legno non dobbiamo avere nessun pochissimi, dobbiamo limitare al massimo possibile gli apporti solari e quindi dobbiamo stare molto 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 attenti a progettare le schermature. Progettare le schermature è molto semplice se le finestre sono esposte a sud, perché con degli aggetti fissi comunque integrati nell'architettura, noi tramite il punto degli normalissimi aggetti possiamo tranquillamente ombreggiare le finestre. È molto più difficile ombreggiare a est e ovest, quindi ci vogliono delle strutture fisse, tipo frangisole come queste, in modo da non avere degli apporti solari non esistenti. Questo è fondamentale, di solito viene lasciato un po' al caso, invece la progettazione delle schermature in questi edifici è molto, molto importante. Abbiamo visto da interno a esterno, adesso vediamo da esterno a interno. Faccio un cenno normativo, solo questo, perché il decreto dei requisiti minimi, ma anche le leggi precedenti sul risparmio energetico, ci imponevano che relativamente a tutte le chiusure, pareti esterne verticali opache, bisogna che il valore della massa superficiale sia superiore a 230 kg su metro quadro. In un edificio in legno, che è un edificio leggero, non raggiungiamo i 230 kg a metro quadro, mai. Allora dobbiamo rispettare che il modulo della trasmittanza termica periodica sia inferiore a 0,10 watt su metro quadro Kelvin. Che cos'è la trasmittanza termica periodica? Lo potete leggere qua. Fondamentalmente è un parametro, che è un calcolo, diciamo, un po' difficile, che è la capacità della parete di sfasare e attenuare la componente del flusso termico. Mi spiego meglio. Allora, vi faccio vedere innanzitutto quant'è il peso di una parete. Una parete, come avete visto, in cartongesso con un materassino interno, la struttura in X-LAM, la fibra di legno esterna e l'intonaco, ha un peso di circa 100-110 kg su metro quadro, quindi molto inferiore ai 230 richiesti dalla legge. Quindi dobbiamo fare il calcolo della trasmittanza dinamica. Che cosa ci dice la trasmittanza dinamica? Praticamente questo è un grafico abbastanza intuitivo. Quella verde è la temperatura superficiale interna nell'edificio e questa è la temperatura dell'aria esterna. La curva della riduzione di ampiezza è la riduzione di picchi, cioè quando io ho la massima temperatura all'interno e quando ho la massima temperatura all'esterno. Più grande è questa differenza, meglio si comporta l'edificio, ovviamente. Mi valuta anche lo spostamento, cioè prendiamo sempre i due picchi. Se io ho il picco dello spostamento
della temperatura esterna più o meno verso le ore 15 e ho il picco della temperatura interna più o meno verso le ore 24, cioè sono 10 ore di differenza, allora io facilmente alle ore 24 posso compensare questo picco, se mi provoca discomfort, tramite una ventilazione naturale. Alle 11, se ho caldo all'interno della casa, posso aprire la mia finestra, l'aria è già fresca e compenso questa differenza. Questa trasmittanza periodica mi valuta, diciamo, fondamentalmente questi due parametri. Vediamo un po' come si comportano i nostri tetti, soprattutto i tetti che sono quelli più raggiati, sono quelli più importanti. Abbiamo un isolamento di 16 cm di fibre di legno, abbiamo una riduzione di ampiezza del 95% e uno sfasamento di 12 ore. Vediamo analogamente, diciamo, con una costruzione non in legno, con un solaio laterocemento e un isolamento in materiale plastico, EPS o XPS, abbiamo valori analoghi, anzi uno sfasamento leggermente inferiore. Se addirittura siamo, diciamo, abbiamo un solaio in legno pieno, allora abbiamo uno sfasamento di 18 ore e una riduzione ampiezza del 99%. Quindi, questo per dire che dall'esterno verso l'interno, in fase estiva, l'involucro in legno si comporta non bene, benissimo. Questo è un report dell'Enea sulle strutture lignee, dove ci consiglia, diciamo, dei valori di trasmittanza, quindi questo addirittura, questo è stato preso dalla legge perché è inferiore a 0,1 come trasmittanza termica e dinamica. Vediamo questa, ho messo a confronto una parete in XLAM rispetto a una parete in calcestruzzo. Volevo solo farvi notare che dove tecca appunto la struttura in legno è un po' sulla capacità, la capacità areica interna, che è di 35.800, anche se l'Enea ci dice guarda che è superiore ai 25.000, comunque la struttura si comporta bene. Chiaramente una parete in calcestruzzo ha una trasmittanza interna che è di 236.550, quindi vedete la differenza di grandezza, circa 8 volte superiore. Quindi diciamo dall'interno verso l'esterno abbiamo bisogno di massa nelle costruzioni in legno. Questo è un tetto. Guardiamo solo questo, quindi con un 15 cm di isolante, questo è un Ibian, è una canapa, e comunque diciamo si comporta analogamente alla fibra di legno, abbiamo una capacità areica interna di circa 26.000, quindi al limite di quello che consiglia l'Enea. Abbiamo visto fase invernale, fase estiva. Vediamo un attimo le condense interstiziali, forse le condense interstiziali le salto perché abbiamo poco tempo, sarebbe da parlare un po' troppo. Se poi qualcuno ha delle curiosità me lo può chiedere. Vi volevo parlare allora un attimo della tenuta all'aria, che per le costruzioni in legno è molto importante, perché sono delle costruzioni in legno, sono delle costruzioni fondamentalmente a secco. Quindi diciamo, noi non abbiamo degli intonaci interni che nelle costruzioni massive, tradizionali, l'intonaco fa da tenuta all'aria. Ora, questa è una foto fatta con la termocamera di una costruzione in legno a telaio. Vedete qua? Vabbè, questa è la finestra che è aperta.
vedete qua la giuntura fra il tetto e la parete, chiaramente vedete una differenza di temperatura. Questo vuol dire che non è stato sigillato bene la parete, l'innesto fra la parete e il tetto. Questo mi dà sia una dispersione di calore, quindi problemi di muffe e condensi interstiziali. Vedete anche questo legno telaio, vedete tutti i telai. Qua non è stato messo un pannello continuo esterno isolante e quindi diciamo la termocamera fa vedere tutti i conti termici dei telai. Quindi la tenuta all'aria va curata molto perché non abbiamo, diciamo, appunto gli intonaci. Come si fa a curare molto la tenuta all'aria? Bisogna curare molto tutti i particolari, soprattutto questi: serramenti, eventuali cassonetti, tubazione cavedi esterno interno, con giunzioni tetto, solaio, parete, pannelli. Deve essere tutto nastrato. Per misurare la tenuta all'aria si fa il test di Blauer-Bohr. Faccio vedere alcuni esempi. Questi sono degli strumenti per valutare, diciamo, alcune perdite. Termografia. Le soglie sono un altro problema, un punto critico. Questa è una soglia non attenuta. Gli impianti, soprattutto quelli elettrici, sono un altro punto critico. Dico soprattutto quelli elettrici perché gli impianti idraulici sono chiaramente ovviamente pieni d'acqua, di gas refrigerante, eccetera, eccetera, e di solito sono riuniti tutti in un punto. Gli impianti elettrici invece hanno il filo all'interno del surrogato. Se passa all'interno interno e l'interno esterno, allora ho il foro del corrugato, ma ho anche l'aria all'interno. Quindi diciamo le maestranze devono essere in qualche modo addestrate, soprattutto chi fa l'impianto elettrico, affinché diciamo i corrugati siano chiusi anche internamente. Purtroppo non abbiamo tanto per l'acustica, la sappiamo. Volevo parlarvi, allora, 5 minuti di impianti generali, ripeto, queste sono tutte considerazioni generali per darvi una panoramica. Poi chiaramente ogni caso va studiato a sé, la fisica tecnica è veramente difficile. E comunque, impianti per edifici in legno, abbiamo visto che sono edifici che hanno un'alta efficienza energetica, quindi la parte impiantistica va in affiancamento a quella che è la prestazione dell'involucro. Quindi bisogna essere molto attenti a progettare degli impianti che non siano sovradimensionati. Per esempio, mettere delle pompe di calore, con un unico generatore di calore possiamo fare caldo, freddo, produrre acqua sanitaria. L'ermeticità dell'involucro è molto, molto, molto importante. Se l'involucro è ermetico e i conti termici sono stati tutti studiati, noi non abbiamo problemi di muffa, però non abbiamo una ventilazione se non aprendo le finestre, ok? Quindi vuol dire che abitando l'edificio abbiamo comunque una saturazione di CO2 che è molto 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 elevata. Quindi il mio consiglio è che negli edifici in legno l'impianto di ventilazione meccanica controllata ci deve andare sempre di default. Bisogna evitare, come ho detto prima, sistemi impiantistici con masse inerziali molto elevate per evitare surriscaldamenti invernali, quindi quali appunto i massetti tradizionali. Quindi dobbiamo preferire dal punto di vista impiantistico dei radianti a soffitto o a parete che hanno un'inerzia termica molto bassa, o ventilconvettori di nuova generazione, e soprattutto nelle nostre zone dobbiamo prevedere un raffrescamento leggero, cioè un impianto di deumidificazione nei mesi estivi, dato per scontato che abbiamo operato molto gli ombreggiamenti, come vi ho detto prima.
faccio vedere alcune foto dei nostri cantieri di edifici in legno. Questo è un massetto radiante a pavimento. Nel caso si dovesse fare il massetto radiante a pavimento, comunque si consiglia sempre l'utilizzo di un massetto autonivellante ad alta conducibilità termica a bassissimo spessore, 2 o 3 cm, adesso ci sono in commercio. Differenza rispetto a un altro cantiere, sotto per esempio è stato previsto il telimpie, che di solito non si prevede, proprio perché gettiamo su una struttura secco e quindi dobbiamo prevedere che appunto sotto qua c'è un altro piano che non cogli. Impianto di ventilazione che può essere distribuito a pavimento, nel massetto, nei controsoffitti, dove si è previsto appunto il controsoffitto. Anche qua bisogna fare attenzione a come legare tutti gli impianti di ventilazione. Queste sono le macchine, alcune macchine di ventilazione. Prevedere appunto sempre delle botole per l'ispezione degli impianti. Prevedere, diciamo, nei sanitari un sistema secco, quindi coi piedini, tipo il Gaverick Duo Fix. Qua schiumare gli impianti verso interno e esterno. Sono altre foto che adesso devo concludere. Problematiche tipiche. Allora, alcuni installatori non sono preparati a installare impianti su strutture lignee, bisogna aiutarli. E di solito, se non c'è una piatta in chiave in mano, c'è un problema di, questo è per consigli per progettisti e committenti, no? E c'è un problema di coordinamento tra l'installatore, l'impresa edile, l'impresa di infrastrutture lignee. Non c'è più la figura del direttore di cantiere, del capocantiere che fa le assistenze murali. Questo, diciamo, va previsto. Non c'è nessuna attenzione sulla tenuta all'aria, come ho detto prima, quindi bisogna, diciamo, aiutare la maestranza a capire quanto è importante. E per ultimo, per questo tipo di edifici, la parte impiantistica, la progettazione in generale ha un'importanza fondamentale. Quindi si parla di progettazione integrata fra il progetto architettonico, il progetto strutturale, il progetto impiantistico meccanico e il progetto impiantistico elettrico. Senza questo ci sono grossi problemi, perché poi il costruttivo va in carpenteria, fanno i tagli e dopo non si può più tornare indietro. Ok? Scusate della fretta, vi saluto e vi ringrazio.